tema di riciclo solidale e artigianato legato anche e soprattutto al periodo natalizio, ci troviamo oggi a fare un giro all'interno dell'istituto francese che troviamo a Tunisi. Anche questi ultimi tre giorni di questa settimana sono stati dedicati non solo al riciclo, ma a dei piccoli pensierini fatti in artigianato proprio per il periodo natalizio. E allora facciamoci un giro e vediamo qualcosa di interessante. Quindi spiegami, Sara, oggi sono un po' con la voce rauca, ma tutto questo materiale è materiale di riciclo? Sì, artigianato e riciclo creativo, ovviamente legato all'aspetto del Natale che sta arrivando, e quindi non si butta niente, si ricicla tutto e si fanno tante cose carine. Ora mi allontano un attimo, inquadriamo anche questo alberello, guarda che pure è simpatico. Ti immagini questo alberello con delle luci, un po' di... Chiamiamolo quelle... albero solidale. Ecco. Brava, sì, carino. Sì, sì. Ed ecco che qui potete ammirare in questo caso specifico i tappeti che sono fatti a mano, questo lo sappiamo benissimo perché li abbiamo già provati, ne abbiamo una a casa tra l'altro che abbiamo acquistato se non sbaglio proprio a Tucuna, e qui vediamo proprio l'arte dell'artigianato, ma da notare anche qualcosa di molto più interessante che riguarda proprio il compostaggio. Venite. Di compostaggio, riciclaggio, riciclo della plastica, sì. Tutto, sì. Mettete tutti il disegno organico. Ah, sì. In questo compartimento. E poi far tornare così, sul freno. Atto. Così. Facili. Questi li hai fatti tu? Ah? Li hai fatti tu? No, il mio padrone. Ah, ok. E queste sono compostiere domestiche? Domestiche, sì. Ah. Sì, piccoli, 7 kg. 100 kg. Ah, 100 kg, questo? Questo qua? Questo è il grande ristorante. La albergo, tutti prendono. Potete vedere, abbiamo qui proprio l'emblema del riciclo creativo, tra l'altro, ecco, col compostaggio, ecco. Perché? Perché di fatto questi bidoni sono stati recuperati per inserire dentro il cibo per produrre ovviamente il compost. Quindi vediamo qua che ci sono di diverse dimensioni, di diversi formati, in base anche ovviamente al numero delle famiglie, e viene proposto questo sistema alternativo per incentivare ovviamente tutte le persone a evitare di buttare tutti i propri rifiuti insieme e cominciare a fare compostaggio, che fa tanto bene per il nostro, per i nostri giardini, e come fertilizzante non lo dimentichiamo mai. Avete visto bene qui? Abbiamo il compost che viene così riprodotto dopo all'incirca 2 mesetti di trattamento. Per esempio in questa compostiera che vediamo qui va bene per 3 famiglie, per 3 persone. Lui 3 persone al massimo. Infatti questa è quella proprio piccolina. Poi alla fine diciamo vediamo questo che è il compost profumato, pulito, un ottimo fertilizzante per le piante. Perfetto. Ed ora entriamo all'interno del capannone dove vi è una più grande esposizione di oggetti riciclati attinenti ovviamente
anche a Natale. Andiamo a vedere un po'. Eccoci qui all'interno del capannone, guardate la particolarità di questi alberi che sono cresciuti volutamente all'interno del capannone. Sembra un po' una serra, no? Con queste luci natalizie che pendono. Cominciamo a guardare tutto quello che viene proposto. Ecco qui, questi sono ovviamente ricami a mano, oggettistica, vetro lavorato, dipinto. Questi potrebbero essere carini per esempio sugli alberi di Natale. Allora, questi mi piacciono da impazzire, Mirko, sono bellissime. Sì. Cioè, a parte la particolarità, ma poi anche i ricami. Cioè, ragazzi, è stupendo. Guarda un po'. Guarda qui. Molto, molto particolari. Sono delle lampade. Tipo in New Age. Ti piacciono, Mirko? Sì, sì, molto. Sì, e allora perché non me ne regali una? Ma non sappiamo neanche quanto costano. Allora, qua ci sono tante cose belle, particolari, fatte a mano, fatte con il materiale da riciclo, giusto? Però non mettimi il prezzo. Le fatte cose io dovrei domandare loro, ci sono senza voce, dovrei domandare loro quanto costa, no? Quindi non è cosa mia. Dobbiamo contrattare, qua si contratta sempre. Comunque sono stupende. Vediamo quest'albero che è carino. Guardate queste luci. Vi faccio vedere qui. E già c'è un po' di confusione. Comunque sono carini. Guardate i giochini di una volta. Questo che cos'è? Un vestito. Dove ci troviamo? Al bar. Al bar. Siamo all'interno del bar. Dell'Istituto Francese in Tunisia. E niente, volevamo prenderci qualcosa di caldo perché oggi le temperature si sono notevolmente abbassate. Tra l'altro stava anche un po' pioveggiando. E quindi ho detto, senti, ma mezz'oretta rilassiamoci un attimo, ci sono dei... E a me invece non convince questa voce che va e viene. Non puoi cantare. Io non posso più cantare, come facciamo? Ti piace farti il bagno a dicembre, a mare? Ragazzi, e poi ti vengono gli acciacchi. Io mi sono fatto il bagno l'altro giorno, quindi stavo parlando di che giorno era, il 6 dicembre, 6-7, non me lo ricordo. Benissimo, c'erano 22-23 gradi, mi è venuta cervicale e da una settimana sto combattendo con la voce. Con la vecchiaia. Questa... potrebbe essere vecchiaia, ma penso più che altro che è stato quel venticello che subito dopo l'uscita dal mare mi ha
ti ha dato il colpo ucciso. Di grazia. Mm-hmm. Va bene, ti faccio vedere. Vai. Faccio uccidere il tè. È arrivato qui. Ah, mettiamo in infusione, te guarda. Bello caldo. Senza anche il mio qui. Sì. Ma tu hai visto? Ma tu hai visto, Sara? Che siamo giallo con giallo. Oggi sembriamo i canarini. I canarini. Due tipi. Giallo e giallo. Nero sotto. Allora, aspetta che lo preparo. Mm-hmm. Lo mettiamo in infusione anche il tuo. E tra qualche minuto ce lo beviamo. Cucù!